Buonasera a tutti voi e bentornati nella mia cucina. Oggi per cena branzino gustoso. Se siete curiosi, allora io, Beniga di Gonto. Utilizzo un branzino a cui ho tolto le visce e la testa. L'ho messo in una casserolina con dell'olio, un fondo d'olio. Aggiungerò poi adesso i cipollotti tritati, questi sono 5 freschi freschi. Un bel po' di pomodorini. Inizio facendo rosolare la mia spigoletta, il mio branzino. In un lato ho già rosolato, l'ho girata con un mestolo, mi sono aiutata con delle pinze. Adesso che ho rosolato da entrambi i lati, aggiungo la cipolla. Eccola qui. Due pomodori secchi che triterò, un pezzettino di peperoncino ed ora bagno con della vernaccia di orettano. Io ne metto sempre tanta perché ci piace. Un pochettino di prezzemolo e di origano fresco appena raccolto, lo vedete? L'ho trito così grossolanamente a mano. A questo punto che la vernaccia è pressoché evaporata, aggiungo i pomodorini. Sono dei ciliegino tagliati a pezzetti. Io ho già salato, guardate che bei colori il mio piatto. Ora diminuisco la potenza della fiamma, copro con un coperchio e faccio cuocere per circa 10 minuti. Il pesce vuole pochissima cottura. Ecco qua. Adesso stufferanno i pomodorini e poi vi mostrerò il piatto finito. Aggiunto anche una grattatina del mio limone perché da qui sul lavandino il limone sta sempre bene dappertutto. Aggiungere anche qualche oliva e qualche cappero perché in un'altra ricetta con la spigola si sposavano benissimo, si sposano benissimo. Eccolo qui, l'ho servito con due crostini di pane integrale. Mario promuove il piatto, dice che è piccantino al punto giusto, molto gustoso. Evviva! Se la ricetta vi è piaciuta, mettete un mi piace o un cuoricino e condividete. Ciao!